Osservando con attenzione il dipinto, realizzato nel 1976, scelto per la cover del catalogo di questa mostra virtuale, ci accorgiamo sin dal titolo, Colpo di vento, che Alessandri ha voluto lasciarci una riflessione molto profonda, al di là di ogni compiacimento estetico. L'immagine ha un rimando che coinvolge ogni individuo. Immerso in una atmosfera lunare piena di stelle, un gufo azzurro antropomorfo, dal volto rassegnato e con le gambe accavallate, è seduto su una torre frantumata da un colpo di vento, accanto alla falce di una luna crescente, che invita a lasciarsi alle spalle ciò che è passato e si è consumato. I mattoni delle nostre certezze si sgretolano con facilità di fronte agli eventi improvvisi e incalcolabili che la vita ci pone senza possibilità di appello. Dipinta quasi 50 anni fa, anticipata da un disegno a china, un Pascal, l'opera, che misura oltre un metro in altezza e mezzo in larghezza, rivela la veggenza del suo autore. Nessuna torre edificata pazientemente e con volontà titanica può reggere di fronte alle malattie sconosciute, a virus incontrollabili. Nessun progetto umano può considerarsi assoluto e sicuro nel corso del vivere terreno. Tutto è perituro e mutevole in ogni istante. Il quadro, inoltre, fu scelto da Alessandri come copertina di un libello intitolato Ora di Luna, pubblicato da Priuli e Berlucca nel 1977, e che in molti scambiarono per una veridica confessione. Alessandri, con spirito goliardico, si divertì a narrare una sua presunta biografia romanzata, in cui affermava di essere entrato in una congrega satanica pur di possedere bellissime donne. Purtroppo il testo, accompagnato dai suoi disegni a china, il Pascal, denso di simboli e riferimenti a viaggi realmente compiuti, non fece che aumentare l'alone di mistero e alimentare dubbi sulla sua personalità così enigmatica.